Bravo, vai Pippo, vai. Non si è vista! Perché? Questa si è percepita, ignorante. Temptation Island. Le selezioni. Porca che freddo del cazzo. Questo scoglio cacato in mezzo al mare mi ha già rotto i coglioni. Bestia, pensavo che la Sardegna fosse nei Caraibi, invece tira un vento così gelido che c'ho l'uccello nei boxer che sembra un fonzie. Maledetta leva. Quindi facciamo in fretta e leviamoci dalle palle la presentazione di questa nuova puntata di Temptation Island Le Selezioni. Ah! Sì. Scusate, cazzo, ho dimenticato di dire viaggio nei sentimenti. Vabbè, ne sparo un po' a mitraglia così bastano per tutta la puntata. Poi ecco, metteteli dove cazzo vi pare, che se sto ancora 10 minuti su questo scoglio mi viene la tubercolosi. Vado? Vado. Vai, vai. Viaggio nei sentimenti, viaggio nei sentimenti, sentimenti nel viaggio, viaggio nel viaggio, sentimenti nei sentimenti, nei. No, dai. Questo sembra il referto di un dermatologo. Sentiamo la telefonata di Abdellah, un ragazzo marocchino che convive da qualche anno con una ragazza italiana. Dai Aladino, scendi dal dromedario e sputtana la tua relazione. Oh. Piacere, sono Wine di origine del Marocco. Da 2003 che sono qua in Italia e dal 2012 insieme alla mia compagna fino ad oggi. Ultimamente abbiamo avuto un bimbo e la situazione a livello rapporto intimo un po' cambiato e sto valutando la situazione com'è, se posso ancora lo stesso scintille che c'era nel 2012 ad arrivare oggi. Essendo di sangue caldo, venendo da un paese caldo, io nel senso che mi passa, basta che mi passa davanti un incendio. C'è un mio amico che un giorno è venuto a cena e gli ha detto: ma vive un finanziere vicino a voi? Allora lei ha detto: sì, c'è un ragazzo giovane, un finanziere. Allora da lì in poi un mio amico che ci prende in giro, dico: ah, che dato che tu ti fai il culo, lei è col finanziere a casa. Vi saluto, grazie mille per l'opportunità, spero di essere contattato. La situazione mi sembra chiara. L'amico beduino c'ha una trivella petrolifera insaziabile e la fregna molla italiana. Non vuole più farsi perforare come un fondale marino perché c'è il pupo caca pannolini tra le palle. Un classico. Ma ora è il momento di scoprire se Giulia, la slabbrata, diciamo, è disposta a partecipare al nostro viaggio nei sentimenti. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno Giulia, ciao. Sì. Allora, io mi chiamo Claudio Toffa, sono uno degli autori di Temptation Island e stiamo selezionando il cast per la prossima edizione. Sì. E ci ha colpito molto la mail che ci ha mandato Abdellak, più che altro perché nella prossima edizione avremo come fil rouge quello delle coppie miste. Ok. Ok, quindi sarà un'edizione tutta improntata, diciamo, a coppie un po' meno tradizionali di quelle che abbiamo visto in questi anni. Quindi ci saranno, ad esempio, coppie anziane, coppie omosessuali e anche coppie miste, quindi di nazionalità diverse. Ok. Nella sua mail, chiaramente, Abdellah ha mandato un po' di informazioni. Una in particolare è legata, come immaginerai, alla vostra vita sessuale. Sì, ma non mi ha detto niente di aver fatto sta cosa. È una cosa che succede spesso, ti posso dire, quasi sempre le coppie che si candidano per l'edizione non sono quasi mai concordi. Di solito è uno dei due che prende l'iniziativa, l'altra persona tante volte cade un po' dal pero. No, certo, no, perché c'era scritto: se non siete sposati, non avete figli, allora da contattare. Cioè, io ho sempre letto così. In questa nuova edizione, come ti stavo spiegando, abbiamo rimescolato un po' le carte, anche perché l'edizione che sta andando in onda adesso, detto fra noi, non sta generando i numeri che ci aspettavamo. Quindi ci è stato chiesto ovviamente dalla rete di rimescolare un po' le carte e di creare delle nuove dinamiche, perché le dinamiche che stiamo portando in onda adesso purtroppo stanno un po' zoppicando. No, scusami, ma sono un po' così. Metto un attimo viva voce che c'è il capoprogetto Jenny Mazza, con il quale valuterete un attimo più che altro quello che ci ha detto Abdellah. Ok? Allora metto in viva voce. Pronto? Pronto? Sì, ciao, piacere di conoscerti, sono Gianni Mazza, sono il capoprogetto. Ciao. Allora, io sono rimasto molto colpito dalla mail che ha mandato il tuo compagno, che vedo essere di origini nordafricane, quindi sì. Lui si descrive come un bel ragazzo, palestrato, fisicato.
No, cioè sì, è fisicato, alto, impostato. Ma non è bellino, cioè un po' cassetto. No, un po' di pancettino, ma sì, ah, sì, sì, capito, sì, perché sì. Io quando ho letto 1,80, 100 kg, ho detto madonna, sarà, va in palestra tutti i giorni, dice che lavora 12 ore al giorno, poi va in palestra, quindi immaginavo fosse un atleta. Esatto. Un atleta, invece un panzone marocchino. No, 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 panzone, panzone no, panzone però. Non è obeso, non ha il centro, però fa il pancettino, va bene. Perché no, no, ti no. dico questo? Perché ogni singolo meccanismo della vostra coppia mi genera il viaggio nei sentimenti. Certo. Il viaggio nei sentimenti è una cosa che viene generata da quando si suonano dei tasti di un pianoforte. Tu immagina il vostro rapporto sia un pianoforte, ok? Ognuno di voi suona una melodia e noi dobbiamo riuscire a toccare quei tasti giusti che cambiano questa melodia. Okay. Il problema fondamentale con il tuo compagno Abdellah è che lui dice: io sono un ragazzo africano con il sangue caldo, quando la vedo in casa mi attizza, mi arrapa. Mm-mm. E lei ha perso completamente qualsiasi tipo di desiderio sessuale nei miei confronti. Cioè lui si descrive come una trivella marocchina, mentre in te vede un no, po' è vero. Un po' una, diciamo, una passera moscia italiana. Cioè lui descrive un po' le italiane come questa cosa, un po' ci ha colpito questa cosa, perché lui dice le donne africane sono focose, calde, invece purtroppo mi sono reso conto a mie spese che col passare del tempo le donne italiane sono un po' delle passere mosce. Questa è un po' la descrizione che ha fatto. Ok. Sì, diciamo che se per lui farlo tutti i giorni è quello che lo rende felice, per me farlo due volte, tre volte a settimana quando va bene, è più che abbastanza, nel senso che io mi accontento anche di una coccola sul divano e un abbraccio. Lui non è uno che abbraccia, non è uno che dà baci, ma è uno che vuole solo fottere e niente coccole, insomma. Ecco, e quindi insomma io invece sono un po' più... Ti dico, la cosa più interessante per noi, proprio dal punto di vista del plot twist, è che lui dichiara che le donne italiane sono inferiori sessualmente alle donne africane. Ah, ok. Cioè, tu immaginati i social quando un bel ragazzo marocchino va in televisione a dire che le italiane scopano male e le africane scopano meglio. Immagina cosa può succedere a livello social. Cioè, sto rimanendo veramente male. No, il quadro di Abdellah è abbastanza chiaro, nel senso, noi lo mettiamo sull'isola, gli mettiamo due o tre corteggiatrici molto belle, chiaramente di etnia africana. Per lui è molto semplice, la sua storia è già scritta. Ora dobbiamo scrivere però la tua. Lui faceva riferimento a una tua certa simpatia per un vicino finanziere. Cosa mi puoi dire di questa cosa? Ma non è vero. Ah, quindi non c'è un terzo incontro. Ma non so manco chi è. Quindi lui ha una fantasia di un tradimento. No, c'è un finanziere qua, ma manco so che faccia abbia. Cioè, si dice per scherzare. Ma quindi lui è geloso di una persona che non esiste, quindi è geloso immaginario. No, c'è, probabilmente c'è un finanziere che abita qua vicino a casa, ma non niente c'è. Mettiamo caso che sull'isola, invece che mandare lui con questa bella ragazza africana, mandiamo te e lui con un terzo personaggio, un bell'uomo italiano. Come la vedresti? No, ma è uno scherzo. Sì, sì, sei nello zoo di 105. No, io sto male. No. Ma lui veramente trapana così tanto che ti sfianca la sera? No, io sto, ma veramente? Ma mi stai prendendo il culo? Sì, sì, te l'abbiamo detto. Per avere un infarto. No, però, insomma... un po' meno, ecco. Ma perché lui è proprio una rotativa? Patatatatatem. Insomma, è molto... Insomma, è tanta roba. Cioè, ma è anche molto dotato, diciamo? Sì, abbastanza. C'è il compagno cazzone! Bravo, il cazzone marocco! Grande! No, vabbè, sto male. Ma vuoi dirgli qualcosa, Giulia, così in chiusura? Che lo amo follemente, non lo cambierai con nessun altro. Grazie al cazzo! Ciao Giulia! Ciao! Ciao. Che merda! Cioè,